presso la sala dell'Almanzo degli Avvocati di Bari, per chi non è avvocato, lo dico ovviamente, questa occasione molto preziosa che ci offerta l'Associazione Liberi Avvocati, che è un'associazione forense che ha una connotazione particolare perché ha una matrice cattolica. Ne parlavamo poc'anzi e preliminarmente è doveroso da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine salutare con favore l'ingresso nella famiglia delle associazioni forensi di un'associazione cattolica, perché, come dicevamo, se ne sente la necessità e se ne avvertiva la mancanza. Sì, c'è l'Associazione Giuristi Cattolici, certamente. Però ecco, è giusto che ci sia un'altra componente che faccia magari un lavoro complementare rispetto a quello che fa il Consiglio, perché noi abbiamo l'obbligo della formazione obbligatoria, appunto, degli avvocati e da soli non riusciamo a offrire a quasi 7.000 iscritti un'offerta formativa sufficiente a raggiungere il livello, come dire, imposto dal regolamento. Quindi le associazioni servono a questo. Ci sono scientifiche senza nulla togliere al valore di quell'altro tipo di evento, però è giusto anche in linea con quello che il nostro regolamento sulla formazione dice, offrire anche degli spunti, come dire, culturali o a rilevanza sociale, toccando delle tematiche come questa, a mio parere, di grande valore, perché la giustizia riparatoria, io mi spingo a fare un'osservazione riparatorie rispetto alle carenze dello Stato, perché qui quello che si dirà oggi è uno dei tanti esempi in cui i cittadini, i professionisti, spesso associandosi, cercano di dare, come dire, un ausilio allo Stato di dove non riesce lo Stato medesimo a intervenire con efficacia, proponendo delle soluzioni che dovrebbero far parte del normale, diciamo, intervento dell'ordinamento, ma che ahimè, per quelle che sono le condizioni in cui versa la nostra giurisdizione, anche poco precarie, non ci riesce, non riesce ad arrivare all'obiettivo. E cioè l'obiettivo è quello che certo chi ha sbagliato deve soggiacere alla giusta pena, ma la pena non deve essere disastrosa, non deve fargli fare passi indietro, piuttosto invece deve andare verso un recupero del soggetto, un suo magari auspicabile reinserimento nella collettività e nella società. Quindi chi opera in questa direzione offre un ausilio preziosissimo allo Stato, alla collettività ed è giusto che abbia il suo spazio. Ed anche per questo io ringrazio chi oggi interviene a renderci, come dire, note queste possibilità in più che si prospettano per il futuro. Io mi scuso subito se dovrò allontanarmi, sono di là, però comunque a svolgere le mie funzioni di presidente, che devo fare anche di pomeriggio, però insomma sono con voi ugualmente. Grazie. Grazie. Grazie.
Grazie. Bene, ringrazio l'avvocato Stefanini per averci dato questa opportunità. Ringrazio tutti voi che siete venuti, non tutti sono avvocati, perché in effetti questo convegno abbiamo esteso un po' a tutti, parte da noi come associazione di avvocati, ma abbiamo potuto estendere a tutte le persone che eventualmente fossero interessate all'argomento per parlare finalmente di argomenti di cui in realtà pochi ne parlano, cioè questa giustizia riparativa che noi stiamo portando avanti da un po' di tempo facendo questi corsi nelle varie carceri italiane di cui la dottoressa Marcella Levi adesso vi parlerà. Ma prima di dare la parola a lei, voglio dire qualcosa sull'associazione ALA per quei colleghi che sono qui stasera. Noi viviamo un'esperienza spirituale e proprio vivendo questa esperienza spirituale siamo chiesti, ma la fede può incidere nella nostra vita di ogni giorno? Perché se siamo cristiani lo dobbiamo essere sempre, anche quando svolgiamo la professione di avvocato, come la nostra amica Marcella svolge la professione di notario. E quindi ci siamo chiesti che noi possiamo fare qualcosa anche nell'ambiente forense, in un ambiente difficile. Ci sono i luoghi comuni, gli avvocati vengono considerati come persone molte volte non moralmente, eppure non è così, perché quando mi sono laureato io ho cominciato, Giovanni, non so se tu ricorderai, noi dovevamo avere specchiatissima ed illibata condotta, quindi gli avvocati devono essere così. E ci siamo posti questo problema, possiamo svolgere la professione in maniera corretta, onesta, e ci siamo rifatti alle regole di Sant'Alfonso de Liguori, che è stato un avvocato. Sì, non sapete, Sant'Alfonso de Liguori, un avvocato napoletano, poi ha lasciato tutto. Qualcuno mi ha detto, ma è diventato santo dopo, non quando era avvocato. E lui ha dato delle regole che noi abbiamo pubblicato su un giornale, sul nostro giornale Vita Nuova, che voi potete prendere, dove parla delle regole che si devono dare agli avvocati per essere avvocati cristiani. Sono due da applicare, già mettiamoci, però sembrano regole fatte per il mondo di oggi, per noi che viviamo questo nostro tempo. E quindi è uno sforzo, perché non è facile essere cristiani nel nostro ambiente, però è uno sforzo, perlomeno in noi c'è questo desiderio di dire ci sforziamo di essere cristiani. Poi nessuno è perfetto, sicuramente sbaglieremo pure noi, però almeno c'è questo desiderio e questo anelito a essere cristiani anche facendo la professione di avvocato. E quindi noi nasciamo dalla grande famiglia del rinnovamento dello spirito, a cui i autori dell'associazione ALA appartengono, e sempre dal rinnovamento dello spirito nasce questa associazione Bison Fellowship Italia, che un po' si rifà alla Bison Fellowship Internazionale, che si occupa appunto di portare nelle carceri questo nuovo modo, questo approccio nuovo nei confronti del riparare alle offese fatte. Come, adesso ce lo dirà Marcella, non voglio togliere neanche un secondo a Marcella perché deve ripartire alle 18 e quindi abbiamo veramente i minuti contati e sicuramente c'ha tante cose da dire, perché ormai dopo 2 anni di attività della Bison sicuramente ci avrà tante cose da dire, poi naturalmente è disponibile per le domande che voi potete fare. Allora la parola a Marcella, che è un notaio in Palmi, diciamo nella provincia di Reggio Calabria, già direttore generale del rinnovamento, attualmente è membro del Comitato Nazionale del Rinnovamento. A te la parola. Grazie di questa opportunità, di questo incontro che è stato organizzato, il primo di questo genere in un ambiente così, perché di questi incontri sono stati fatti tanti, ma mai organizzati da un'associazione forense e mai in un luogo istituzionale come questo. Quindi sono particolarmente contenta, perché mi sembra un inizio, mi sembra un buon inizio, come tutti gli inizi è fatto di piccoli passi, però
ciò che inizia con un passo poi prosegue spesso anche di corsa. Quindi grazie Donato di quello che stai facendo e grazie a voi di essere qui e di averci seguito. Prison Fellowship nasce in America nel 1976 ad opera di un uomo che si chiama Charles Colson, è deceduto a febbraio del 2014. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo, era il braccio destro di Nixon, quando Nixon era presidente degli Stati Uniti d'America. È un uomo molto potente, un uomo molto ricco, un uomo dai tanti contatti, era l'eminenza grigia del potere nel mondo. Ed è stato coinvolto in un Watergate informatico, ricordate quando Nixon fu costretto, il più giovane no, ma gli altri sì, quando Nixon fu costretto a dimettersi proprio per questo scandalo di questo spionaggio informatico, e Colson non era responsabile e andò in carcere. Andò in carcere e fece 3 anni di galera che gli hanno cambiato l'esistenza, perché ha vissuto le condizioni carcerarie e si è reso conto che il carcere è una sofferenza, ed è una sofferenza che spesso non produce il frutto per cui è stato pensato. Quindi non rieduca, quindi non riabilita, non risana il danno, non ripara il danno causato, non dà un vantaggio alle vittime, ma è semplicemente la privazione della libertà personale. Lui poi dentro il carcere ha avuto modo, per la grande sofferenza che ha vissuto, di convertirsi anche. Quindi, scontata la pena, passati 3 anni, insieme alla moglie ha deciso di vendere tutto quello che aveva, le sue fabbriche, le sue industrie, e di mettere tutto quello che aveva realizzato e monetizzato a vantaggio di questa associazione da lui creata, che è diventata in poco tempo la più grande associazione nel mondo a servizio dei detenuti, con l'obiettivo di migliorare le condizioni dei detenuti a qualunque livello e in qualunque paese. Prison esiste per esempio là dove esiste ancora la tortura, la pena di morte, pensate all'Afghanistan, pensate alla Cina, è in tutti i continenti ed è in 132 paesi al mondo. L'Italia entra a far parte di Prison International nel 2009 ed è il paese numero 117 rispetto ai 132 esistenti. Qual è l'obiettivo di Prison nel mondo e in particolare in Italia? Nel mondo è quello di favorire condizioni detentive che non siano di tortura, che non siano solo afflittive e punitive, ma che siano anche rieducative, così come è previsto in tutta la normativa, quasi tutta la normativa in materia. In Italia ci siamo concentrati su un aspetto particolare, che è quello della giustizia riparativa. Attualmente in Italia, nella nostra normativa, la giustizia è retributiva. Lo dico a vantaggio dei non addetti ai lavori, la giustizia retributiva consiste nell'assegnare ad ogni reato una pena, che è una pena che può consistere in una contravvenzione, in un'oblazione o nella carcerazione, quindi privativa della libertà, pena solo afflittiva. Ad un reato una sanzione di qualunque tipo, commisurata in un certo modo, e la difficoltà quasi sempre nel commisurare la pena rispetto al reato. E poi gli avvocati sanno le esimenti, le aggravanti, non mi soffermo su questi aspetti perché sono aspetti secondari. Ma comunque la giustizia retributiva prevede che ad una contravvenzione, ad un danno prodotto ad un reato corrisponda una sanzione, più o meno graduata. Quindi al centro della riflessione giuridica e al centro dell'ordinamento giuridico c'è il reato, è il reo. La vittima è totalmente fuori dal processo, è totalmente fuori dalla costruzione della norma giuridica, è totalmente esclusa ed è invece quella che subisce il danno, che sia un danno rivolto al patrimonio o che sia un danno rivolto alla persona, è comunque rivolto ad un essere umano che subisce quella lesione del proprio diritto patrimoniale o personale. Con la giustizia riparativa invece l'ottica si sposta dal reato alla persona. Quindi non più un reato a cui corrisponde una pena, ma una persona, la vittima, che è danneggiata, e quindi un danno da riparare,
lì dove è possibile. Questo sistema sta sempre più prendendo piede, perché soprattutto tesse rapporti, ricuce relazioni, mentre nel processo ordinario, oggi come oggi, civile o penale che sia, la relazione è interrotta. In termine tecnico si dice viene violato il patto sociale, viene interrotto il patto sociale, leso questo patto. Con la giustizia riparativa si vuole non solo reintegrare e ricucire il patto sociale con la comunità, quel patto che è stato rotto, ma soprattutto si pone al centro la vittima. E allora questa giustizia riparativa, che non ha ancora, se non nel processo minorile, una base normativa, per cui ci sono alcuni magistrati che trovano degli spazi tra le norme giuridiche per applicare la giustizia riparativa, ma esiste soltanto attualmente nell'orbita del giudizio minorile, invece funziona molto bene. E che cosa succede? Che nasce originariamente, parliamo sempre dei primi anni 70, siamo nel 1971 in Canada, alcuni giovani in una notte brava devastano delle abitazioni, 21 abitazioni per l'esattezza, perché nella storia della giustizia riparativa c'è un forum, è un forum internazionale, c'è anche adesso un forum europeo che si riunisce ogni 2 anni, non solo per fare prassi, ma anche per fare proposte, e questa è diventata il punto di nascita della giustizia riparativa, ideato da un giudice canadese. Questi 21 giovani devastano queste 21 abitazioni in preda ai fumi dell'alcol e della droga. E il magistrato, questi giovani vengono arrestati e vengono condotti in carcere. Questo magistrato che si deve occupare di questa vicenda, invece di adire la via ordinaria, il processo ordinario, che era quello di buttarli in un carcere, dove avrebbero imparato a delinquere ancora di più, e l'esperienza ci dice quello che succede abitualmente anche in Italia, si è inventato una soluzione e ha mandato a chiamare le vittime, i proprietari di quegli appartamenti devastati, e ha inserito all'interno del processo le vittime, chiedendo a loro che cosa avrebbero gradito. E le vittime hanno chiesto non che quei giovani marcissero in carcere per 1 o 100 giorni, ma che riparassero il danno provocato, e quindi che a loro spese e lavorando, procurandosi tutto quello che era necessario, risistemassero tutto il danno procurato a questa abitazione. Da lì nasce un modello, e il modello è quindi non più un magistrato che ha il potere giudicante da solo o in un collegio, il reo è fuori la vittima, con tutto quello che significa poi vittimizzazione, vittimizzazione secondaria quando non si ottiene giustizia, ma invece un processo circolare dove all'interno di questo cerchio c'è il magistrato, c'è il reo, c'è la vittima e c'è la comunità che accompagna. Noi stiamo inserendo questa ipotesi di giustizia retributiva all'interno di un progetto che portiamo nelle carceri, stiamo già sperimentando da anni, esattamente dal 2010, che chiamiamo progetto Sicomoro. Progetto Sicomoro perché partiamo giustizia riparativa all'interno di questo progetto che chiamiamo progetto Sicomoro. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, si parla di un episodio di giustizia riparativa, anche se sembra semplicemente un fatto religioso, morale, spirituale, ma anche un fatto civile, sociale. C'è un tizio di nome Zaccheo che è un furfante, soprattutto un furfante per l'epoca, perché è un giudeo che ha tradito il suo popolo, perché è passato al soldo di quelli che sono gli oppressori, i romani, coloro che esigono le tasse, e non solo ha tradito perché si è messo al soldo del nemico, ma in più è un usuraio, e con la scusa di riscuotere le tasse per i romani fa anche usura. Immaginate quante vittime può aver lasciato dietro di sé, e soprattutto immaginate quanto dovesse essere odiato. Nel Vangelo di Luca si racconta che Zaccheo un giorno sale su un albero che è un sicomoro, l'albero del sicomoro, e vede passare questo giovane rabbi che è il Nazareno, e
Io mi pongo nei panni delle vittime. Quest'uomo sale su questo albero per non farsi vedere, vedere però il passaggio di questo che tutti dicono essere un grande profeta. E al seguito di questo grande profeta c'è tutta la città. E questa gente, queste vittime, immaginate le vittime quando vedono Zaccheo su quell'albero, cosa possono pensare? E pensano, adesso gli viene a quattro, perché se è un profeta come è e vede che razza di delinquente sta sull'albero, gliene viene a quattro. Un ragionamento che tutti noi facciamo abitualmente. E invece questo rabbia alza gli occhi, vede quest'uomo, lo chiama e gli dice scendi, devo venire a casa tua. E quest'uomo non solo scende, ma si racconta che restituisce e dona. Restituisce più di quanto abbia rapinato e dona tante volte, un tot di volte in più. Da questo episodio, che è soltanto lo spunto per iniziare un progetto e da quel progetto prende nome,
confronto tra vittime e detenute fino ad oggi non solo ha funzionato in Italia, ma funziona nel mondo, per una serie di motivi. Primo, non c'è un rapporto diretto. Non c'è il rapporto diretto vittima-detenuto, ma c'è un rapporto mediato, perché vittime e detenuti non si conoscono, si conoscono soltanto nel momento in cui entriamo in carcere, e non hanno il rapporto a tu per tu, e quindi non sfocia in un conflitto aperto, perché c'è invece una comunità intorno. In genere lo facciamo con 10 detenuti e 10 vittime. Che cosa abbiamo sperimentato? Il detenuto, qualunque cosa abbia fatto, abbiamo avuto ergastolari ostativi, abbiamo avuto omicidi, abbiamo avuto rapinatori, abbiamo avuto grossi trafficanti di droga, i più grandi trafficanti di droga italiani li abbiamo trattati con questo metodo. La recidiva non solo si abbatte, ma questa gente restituisce, questa gente comprende ciò che ha fatto, cambia la mentalità, cambia la visione. E le vittime ottengono una grande ristorazione psicologica, quando non decisamente personale e anche economica. Vi racconto qualche episodio, perché credo che sia molto più facile scendere nell'esempio piuttosto che parlare in teoria. Abbiamo avuto nel primo sicomoro che abbiamo fatto a Opera nel 2010, tra i vari detenuti, un grande, più grande trafficante di cocaina dalla Colombia e dalla Bolivia, che è stato arrestato a Opera, e noi lo abbiamo incontrato quando era il 15° anno di carcere. Per 15 anni non era mai più uscito neanche un permesso premio. Lo incontriamo in carcere insieme ad altri 7 detenuti e incontriamo, portiamo le vittime. Una di queste vittime si chiama Mario Congiusta, oggi a distanza di anni è diventato un volontario di prison, proprio perché si è reso conto di quanto sia utile socialmente questa attività. Quest'uomo calabrese è il padre di Gianluca, che è stato ucciso dalla 'Ndrangheta. Ucciso perché il futuro suocero si stava preparando alle nozze, un giovane imprenditore calabrese molto capace, molto bravo, molto onesto, ammirato, stimato, una promessa calabrese. Questo giovane, mentre prepara le nozze, il suocero, un piccolo imprenditore della zona, riceve un'estorsione. E questo giovane, molto audace, molto anche irascibile, si oppone a muso duro agli estortori, che lo fanno fuori a colpi di bara all'alba di un mattino, proprio il 24 maggio, domenica celebreremo 10 anni e ricorderemo Gianluca nel decennale della sua morte, e lo uccidono in maniera brutale. Questo padre non si rassegna, noi lo incontriamo nel pieno del suo dolore. E lui decide che vuole trasformare questo dolore in un impegno, e gli proponiamo di entrare in carcere. Era il primo esperimento in Italia che ci teneva in una ambascia che non vi posso dire fino a che punto. Però lui accetta di entrare in carcere e di incontrare questi detenuti. Molti di loro erano assassini. Uno in particolare, dei detenuti di Opera, era stato condannato per 50 omicidi, e i 50 erano quelli che lui aveva confessato, era un killer. Ma nel corso del sicomoro abbiamo scoperto che non erano gli unici, i 50 morti. E Mario entra in questo contesto, e in questo contesto potete immaginare come ha aggredito questi detenuti e quanto ha fatto vedere e vibrare il suo dolore, e quanto ha buttato in faccia a questi uomini tutto il dolore che lui aveva subito e la devastazione della sua famiglia. La sua famiglia distrutta. La prima volta che io sono entrata a casa di Mario, la cucina non si apriva da anni, quella mamma non cucinava più da anni, mangiavano panini, insalate, non aveva più cucinato, non aveva la forza di accendere i fornelli. C'era un pianoforte nel soggiorno coperto da un drappo nero, e questo drappo nero era il simbolo del lutto che portavano nel cuore. E aggiungete a questo dolore il sospetto, che sempre si unisce, perché durante il processo qualcuno della 'Ndrangheta tentava di far passare Gianluca per ciò che non era e infangarne la memoria per dimostrare che era stato ucciso per altri motivi. Quindi immaginate, questo era lo scenario di una delle vittime, ma da allora ne abbiamo avute decine.
E Mario entra in carcere e aveva sempre detto così: perché voi, perché tu, perché meritate, perché dovreste, perché ci vorrebbe la pena di morte. Ed è sempre così. E nei giorni del sicomoro a Opera si celebrava il processo di primo grado contro il presunto assassino di Gianni Congiusta. E c'era l'abitudine, questo tribunale calabrese, che loro, quelli dell'Andrangheta, le cosche dell'Andrangheta, occupassero tutta l'aula del tribunale per evitare alla famiglia di entrare ed eventualmente agli amici della famiglia che potessero in qualche maniera dare sostegno. Mario ce lo dice e noi organizziamo invece i pullman. I pullman poi con le nostre vecchiette, quelle dei nostri gruppi, organizziamo i pullman e riempiamo all'alba quest'aula di tribunale, quindi chi rimane fuori sono loro. E in quei giorni c'è la prima sentenza che condanna all'ergastolo il presunto assassino di Gianluca. Per Mario questa già è una prima forma di riparazione, perché è la prima volta che qualcuno si prende cura di lui e della sua famiglia. Arriviamo in carcere dopo questo episodio e il trafficante di droga racconta di essere stato nella lavanderia del carcere. E nella lavanderia del carcere aveva incontrato alcuni rappresentanti della 'Ndrangheta calabrese che lo avevano chiamato infame e gli avevano dato dell'infame perché partecipava al progetto Sicomoro. E nella loro mentalità, partecipando al progetto Sicomoro, si era delatori e quindi si era infami. E lui gli ha detto: per la prima volta nella mia vita mi sono ribellato a quelli che erano i miei compari, quelli della mia specie, e mi sono ribellato e posto a loro a muso duro dicendo: Mario Congiusta ha ragione a volere giustizia, perché la sua famiglia è distrutta ed è stato ucciso un ragazzo che non aveva nessuna colpa, perché noi siamo in guerra e se uccidiamo è per non essere uccisi, ma lui non c'entrava nulla. Mario quel giorno ha raccontato, lo testimonia dappertutto, che quel giorno quello che lui ha ricevuto di riparazione per questo atteggiamento di questo Francesco, questo detenuto, è stato molto più di quello che gli ha procurato la sentenza di condanna all'ergastolo dell'assassino di suo figlio. Da allora Mario è diventato un volontario di prison e porta dappertutto il vessillo e la bandiera, la necessità di una giustizia riparativa. Chi può riparare un omicidio? Non si può più riparare, non si può tornare indietro con la lancetta. Però Mario ha ottenuto una riparazione, che è una riparazione tutta interiore, perché comunque ha riacquistato fiducia nell'uomo, perché l'uomo non è il suo errore, ma va avanti, cambia, si modifica e soprattutto si può davvero trasformare il dolore in impegno. Questo è uno degli episodi. Quell'uomo poi è stato spostato in sezione. Il direttore del carcere l'ha dovuto mettere in un'altra ala perché rischiava la pelle per essersi opposto. Quest'uomo, durante tutto il progetto Sicomoro, è rimasto sempre con il suo giubbotto, era inverno, sempre con il suo giubbotto abbottonato. Non si era mai tolto il giubbotto, significava non essersi mai sbottonato, anche in un linguaggio non verbale. E alla fine del Sicomoro, un giorno Mario lo ha in qualche maniera aggredito dicendo: ma tu ti senti migliore perché non hai ucciso? Ma quante persone ha ucciso la tua droga? Quanti figli ha ucciso la tua cocaina? Quante mamme piangono per quello che tu hai fatto? Perché lui, rispetto all'ergastolano che ne aveva uccisi 50, era più buono. E quest'uomo è esploso in pianto e ha confidato quel giorno: la settimana scorsa hanno ucciso mio figlio in Spagna in un conflitto a fuoco tra tossicodipendenti. Non lo aveva detto a nessuno, è venuto fuori quel giorno e si è ristabilita una relazione, questi due papà si sono abbracciati sotto i nostri occhi e non c'era più una vittima o un detenuto, c'erano due padri che piangevano il figlio, ciascuno dalla sua parte della barricata, ma erano due padri che piangevano il figlio. Ma funziona il sistema di rimettere in relazione, in punta di piedi, con rispetto, ma rimettere in relazione. Quando una vittima fa vedere il suo dolore, quando una vittima non nasconde le ferite che quel danno ha causato, quegli uomini che quel danno hanno provocato rimangono atterriti
perché nella loro concezione sanno ciò che fanno, ma non hanno totalmente consapevolezza, non si assumono la responsabilità piena di quello che fanno. Vedere invece concretamente, sotto i loro occhi, quello che è stata la causa del loro agire, quello li butta a terra. E da lì ripartono. E ripartono e la società può essere migliore. Abbiamo fatto esperienze di questo genere infinite. Una mamma, Giuseppina, sarda, facciamo il sicomoro in Sardegna, Tempio Pausania, alta sicurezza. Due di loro erano coinvolti in reati eccellenti. Vi parlo di Falcone, vi parlo di Borsellino, vi parlo di questo genere di criminali, vi stiamo parlando di ladri di polli. Entra in carcere come vittima, tra le altre, questa mamma, unico figlio ucciso, e ucciso con un pugnale perché era nel posto sbagliato. Aveva assistito ad un omicidio, non c'entrava nulla, era lì per caso, ma non poteva rimanere vivo perché aveva assistito a ciò che non doveva vedere. Non avendo più proiettili, lo hanno assassinato a colpi di pugnale. Questo giovane è morto dissanguato. E questa mamma non si dava pace perché, tra le altre cose, non sapeva quanto il figlio avesse sofferto, quanto fosse rimasto vivo, per quanto tempo. Potete immaginare di cosa stiamo parlando. Si chiude nel suo dolore e si dimentica che il marito soffre la stessa pena, il figlio unico. Dopo 11 mesi il marito muore di crepa cuore. E questa donna muore due volte. Perché quando noi la incontriamo non è più soltanto una donna sola, vedova, ma è schiantata anche dai sensi di colpa per non essersi resa conto del dolore del marito. Noi la incrociamo in questa fase della sua vita, erano passati 3 anni dalla morte del figlio e appena 2, poco più di 2 dalla morte del marito. Accetta a malincuore di partecipare al progetto Sicomoro e accetta dicendo a se stessa, senza confidarlo a nessuno, andrò solo una volta, la prima volta, perché mi vergogno di dire di no, ma non ci andrò mai più. Entriamo in questo carcere con questi detenuti, lei non conosceva lo spessore di questi detenuti, ma noi sì. Entra in questo carcere, nel primo incontro c'è la presentazione. Nella presentazione le vittime dicono di cosa sono vittime, i detenuti dicono ciò che vogliono e possono dire. E quindi perché sono dentro, se lo vogliono dire, per cosa sono stati condannati, sono tutti detenuti con sentenza passata in giudicato. E uno di loro si presenta e dice: io non vedo mio figlio, io ho un figlio, figlio unico, che ho visto l'ultima volta quando aveva 5 mesi, non lo vedo più se non attraverso le sbarre. E per me questo è il più grande dolore, più della privazione della libertà. Io vedo che questa donna non ce la fa più e salta e dice: tu lo vedi tuo figlio? Io non lo vedo più mio figlio. E quando entro in casa e metto la chiave nella toppa, c'è il silenzio assordante che mi accoglie, perché dentro non c'è più nessuno. E quest'uomo ha avuto un gesto come se fosse stato schiaffeggiato. E da lì nasce invece un confronto. Oggi è passato un anno da quel momento, il magistrato di sorveglianza ha continui rapporti con noi, sta monitorando questi individui, tra i quali questo detenuto, che è stato ammesso a benefici di pena. Il progetto Sicomoro non è premiale, non dà benefici, non dà sconti di pena, eppure, anche se non è previsto, alla fine diventa premiale, perché quando questi uomini cambiano tutti se ne accorgono, tutti se ne accorgono. Questa donna oggi è un'altra donna. Anche lei è diventata una volontaria dell'associazione, anche lei è impegnata a tempo quasi pieno per portare dappertutto la giustizia riparativa, soprattutto per cercare le vittime, perché lei sa cosa vuol dire. Lei dice: io sono passata dalla morte alla vita, io ho ritrovato un motivo per continuare a vivere, per continuare ad esistere. E il motivo è che non succeda a nessun altro quello che è successo a me. Invece i detenuti hanno poi il prezzo delle loro azioni. Mi è arrivata la settimana scorsa una lettera che io conservo come una reliquia. È la lettera di uno di loro, il peggiore di loro, vorrei dire. E lui mi scrive: cara amica. Già quando leggo cara amica mi dico: oddio, se me l'avessero detto solo un paio di anni fa, io sarei stata la cara amica di questi individui. Eppure si può poi essere cari amici,
mi racconta: i giudici hanno chiesto di vedermi, un collegio giudicante ha chiesto di vedermi, perché poi gli educatori del carcere, la direzione del carcere, gli assistenti vedono il cambiamento di questi uomini, quindi fanno i rapporti ai magistrati. E i magistrati chiedono di vedere per rivisitare eventualmente la pena o capire se possono essere ammessi a benefici. E lui mi scrive: un collegio giudicante mi ha chiamato, mi sono presentato e mi hanno letto tutti i miei reati. E dice in questa lettera: un tempo, fino a un anno fa, mi si sarebbe gonfiato il petto e io sarei stato molto fiero di questa lettura. Oggi, mi scriveva la sera dello stesso giorno, oggi mi sono vergognato da morire, ho abbassato gli occhi e sono uscito da lì molto confuso. Ecco, per me questo è il risultato della giustizia riparativa. È vero che quest'uomo non potrà mai riparare ciò che ha fatto, però in una maniera diversa ha riparato nella vita di Giuseppina e nella sua stessa vita, per la sua stessa famiglia, per se stesso. Questi uomini vengono ammessi oggi a premi, permessi premio, possibilità di visitare le famiglie, perché sono uomini diversi e la recidiva scende di percentuali impressionanti. Pensate che la recidiva oggi in Italia arriva all'80%, nei casi eccezionali il 64%, in queste situazioni scende a meno del 10%. Stiamo tentando oggi di portare in Italia anche un sistema che si chiama APAC. APAC è portata avanti da un'associazione che si chiama Associazione per l'assistenza ai condannati, che poi molti dei nostri hanno fatto diventare in Amando Cristo amerai il prigioniero. E l'APAC è un sistema di detenzione gestito da volontari, dove all'interno di queste case, di queste strutture, non ci sono agenti di polizia penitenziaria ma volontari. E i detenuti, che sono a volte anche in regime chiuso, non tutti sono messi al regime aperto, libero o semilibero, non tutti hanno un lavoro, non tutti hanno la possibilità di uscire, spesso sono detenuti che rimangono in un regime chiuso di detenzione, però c'è un consiglio di detenzione che è gestito dagli stessi detenuti. Come funziona? Si danno delle regole e i detenuti devono sottostare a queste regole. Non entro nei dettagli, sono 12 regole. Sono gli stessi detenuti che assicurano il rispetto delle regole. E se uno di loro sgarra, tutti pagano. E quindi funziona perché non c'è volontà di far pagare a tutti o il capo consiglio che cambia di settimana. C'è un capo messo lì a gestire il consiglio dei detenuti, deve assicurare il rispetto delle regole, cambia ogni settimana, ha la responsabilità del rispetto delle regole, della disciplina, degli orari, del lavoro, della distribuzione del lavoro all'interno e deve assicurare per il bene di tutti che nessuno sgarri. E funziona in una maniera incredibile: se qualcuno sgarra per più di un tot volte torna in carcere. Ma la differenza tra il carcere e queste case è tale che nessuno vuole tornare in carcere. Questo metodo ormai è diventato un metodo a regime, per esempio in Brasile. È stato inventato da un italiano, perché poi noi italiani siamo molto ingegnosi. Questo italiano si chiama Mario Ottoboni, è un avvocato, ora è anziano, 80 anni, e vige già in Brasile da 40 anni. In Italia stiamo cercando di importarlo adesso, tra mille difficoltà, perché lo Stato non dà i soldi, le associazioni non ne hanno, l'Europa non finanzia questi progetti, ma in qualche caso stiamo tentando di inserirlo in Italia. Vi racconto un episodio successo in Brasile per farvi capire come funziona questa APAC, che è nell'ottica della giustizia riparativa, in un'ottica di una giustizia diversa. E in questa APAC un giorno un magistrato consente, autorizza l'ingresso di un detenuto che fuggiva da tutte le carceri del Brasile. Era riuscito a fuggire da tutte le prigioni, non ce n'era una che riusciva a tenerlo dentro. E questo magistrato si è detto: tanto fugge da tutte le prigioni, proviamo a mandarlo in un APAC. Per inciso, l'APAC costa la metà di quello che costa allo Stato tenere un detenuto in carcere. Il che significa che, siccome noi in Italia oggi spendiamo a carico della collettività all'incirca 180 euro a detenuto al giorno, che è un albergo 5 stelle, con l'APAC lo Stato risparmierebbe una marea di quattrini. Questo magistrato manda questo detenuto nell'APAC,
E gli altri detenuti si ribellano, perché nella prima settimana è riuscito a portare uno scompiglio. E quindi tutti sono tornati indietro, c'è un punteggio che si accumula, che poi porta fino alla libertà, da un regime chiuso ad uno semi-aperto, e poi ad un regime aperto e alla fine alla libertà. E si accumulano punteggi, e erano regrediti tutti quasi allo stato iniziale. E si sono tutti lamentati con il magistrato e con il capo dei volontari che gestiva l'APAC, dicendo: noi non lo vogliamo perché questo individuo ci danneggia. E allora il capo dei volontari ha fatto una cosa geniale: si è detto, tanto questo scapperà, è scappato da tutte le prigioni di tutto il Brasile, non ha senso che io lo metta qui sotto chiave distruggendo tutto il lavoro fatto in quest'APAC. E gli dà, invece, lo convoca davanti al consiglio dei detenuti e gli dà le chiavi e gli dice: da oggi sei tu il guardiano dell'APAC, si apre alle 6 del mattino per i detenuti che vanno fuori al lavoro e si chiude i cancelli, si chiudono, erano una serie di cancelli per i vari regimi, si chiudono alle 10 di sera, queste sono le chiavi, tu sei responsabile, voglio vedere cosa fai. E pensa: domani non solo non trovo lui, ma rischio di non trovare nessuno dentro. E invece la mattina si presenta alle 7 circa e quest'uomo è lì al suo posto. Poi si presenta la sera alle 10 e lo trova che chiude, e così per una settimana. Quando alla fine della settimana rifanno il consiglio dei detenuti, lo mettono in mezzo e lui chiede: perché non sei fuggito? A me mi chiama, sei fuggito da tutte le prigioni di tutto il Brasile, perché sei rimasto qui? E questo detenuto risponde in questa maniera: si può fuggire da tutto, ma dalla fiducia e dall'amore non si fugge. Dove sarei andato? Ecco, questa è la giustizia riparativa. La giustizia riparativa, la filosofia del diritto, per chi l'ha studiato, ha nel tempo proposto varie idee di giustizia. Per esempio, Aristotele, nella sua Etica Nicomachea, dice che tra tutte le virtù la maggiore è la giustizia. Più bella della stella del mattino, più bella della stella della sera, ma la giustizia è la virtù più bella perché avvicina gli uomini tra di loro, e il frutto della giustizia è la pace. Nel tempo si sono contrapposte un po' varie idee di giustizia: una giustizia da bilancino, come si fa a graduare la pena e qual è il tarlo di questa giustizia, che non c'è mai una gradazione perfetta, la pena o è troppo blanda o è troppo pesante, e in Italia si discute tanto della certezza della pena, oppure una giustizia che tende a salvaguardare il male minore, che tende non ad un bene sociale, ad un bene assoluto, ma al bene minore. Quale idea di giustizia deve prevalere? E la giustizia è sempre giusta? Non c'è una giustizia iniqua, è come se c'è. Le leggi razziali erano leggi, ma non era giustizia. E poi l'allarme sociale, la pericolosità sociale. E allora la giustizia riparativa può sempre essere utilizzata? Non c'è da salvaguardare la sicurezza sociale? Sono tutte queste le domande che ci facciamo. La giustizia riparativa non è perdono con bontà, non è impunità assicurata, ma è un sistema diverso di porre le parti tra di loro, è mettere la vittima all'interno del processo e non all'esterno, e metterli in relazione e concordare. Finora in tutti i progetti sicomoro che abbiamo fatto, che sono tra vittime indirette, quindi vittime dello stesso reato ma non le stesse vittime colpite, poi i detenuti sempre chiedono di accedere alla mediazione penale vera, e quindi chiedono di incontrare le loro vere, reali vittime per chiedere perdono e vedere come poter riparare. Quale giustizia noi proponiamo? Io, e concludo perché voglio dare a voi tutto lo spazio per fare domande, anche qui mi rifaccio ad un brano biblico, che anche qui è molto illuminante, al di là del fatto che sia evangelico, ma serve proprio all'uomo, perché la giustizia riparativa non è sull'uomo contro l'uomo, ma è per l'uomo. Rimette al centro l'uomo, che sia detenuto o che sia vittima. Non tanto il fatto, il reato, che è un fatto compiuto, un fatto commesso, spesso non si torna indietro, ma l'uomo, reo o vittima che sia. Ricordate la parabola nella quale il padrone di una vigna esce a cercare gli operai per la sua vigna. Esce alle 9 e recluta un certo numero di operai,
e si accorda per una paga, che è un denaro. Poi esce ancora sulla piazza del paese alle 11 e recluta altri operai, così fino a mezzogiorno. Poi esce alle 5 del pomeriggio e vede uomini oziosi e chiede: come fate qui in ozio sulla piazza? E questi uomini dicono: nessuno ci ha preso a lavorare. Andate anche voi nella mia vigna, quel che è giusto vi darò. Quando arriva il momento della paga, arrivano i primi e ricevono il loro denaro, i secondi ricevono il loro denaro e così via. Arrivano gli ultimi, gli operai dell'ultima ora, e ricevono un denaro. E i primi si ribellano: sono ribellato anch'io. Non è giusto, non è giustizia questa. Io ho lavorato di più, ho diritto ad una paga maggiore. E il padrone della vigna risponde: ti tolgo qualcosa? Non ho convenuto con te un denaro, l'ho convenuto di prima mattina. Se del mio voglio fare ciò che voglio e voglio dare di più, a te che importa? Ecco, questo è un criterio di giustizia che si fa fatica ad accettare secondo il normale ragionamento umano, perché è una giustizia che mi piace chiamare profetica, perché sfocia nell'oltre, nel di più, nell'amore. Questa è la giustizia di Paradiso. Grazie. Bene, grazie Marcella. Allora abbiamo oltre mezz'ora per condividere. So che ci sono anche persone qui che hanno fatto esperienza con i carcerati, quindi potete portare anche la vostra testimonianza. Domande, testimonianze, esperienze. Anche critiche. È tutto chiaro quello che ha detto Marcella, quello che si fa, sì.